Siamo qua, ci siamo. Allora, ci sono tante notizie di calciomercato di cui parlare e quindi scaricate OneFootball per rimanere perennemente aggiornati per tutti gli aggiornamenti che ci saranno quando io non avrò la possibilità di fare video, perché non è che posso mettermi qua e fare un video ogni 2 secondi. Ne facciamo uno fatto bene in cui cerchiamo di ragionare un po' su tutto quello che sta accadendo. Quindi scaricate OneFootball, è gratis, è qui sotto in descrizione. E lasciate un mi piace a questo video e ovviamente dei commenti, perché deve essere un dialogo continuo tra me e voi, tra le mie idee e le vostre, tra le notizie che ci sono e quelle che sono le nostre considerazioni. Si sta parlando tanto di quarta punta, ne abbiamo già parlato tanto, sia sul mio canale, sia sul canale YouTube del Quarto Uomo. Ho fatto un po' un censimento di nomi che potevano essere ideali e quelli più chiacchierati. Nell'ultima puntata ci siamo lasciati dicendo che non mi piace comprare tanto per comprare. Sarei più per comprare uno per 6 mesi, a patto che poi arrivi Milik a parametro zero, dato che puoi già firmare un contratto, dopo devi sicuramente poi andare a pagare molto di ingaggio il giocatore, ma è normale, i giocatori a parametro zero vivono anche di questa cosa. Gli ultimi esempi in casa Juve sono Ramsey e Rabiot, che sono arrivati appunto con pochissimo esborso economico, magari qualche bonus da pagare ai procuratori o chi per loro, e poi i ragazzi non hanno comunque dovuto non abbiamo dovuto sborsare nessun euro al club detentore precedente del cartellino, proprio perché il loro contratto era arrivato a naturale conclusione. Ce ne sono tanti di giocatori che possono firmare a parametro zero in questo momento, tanti interessanti, intendo, poi vabbè, ce n'è uno su tutti, quel Pogba che non si capisce, 22, 21, adesso lo possiamo vendere, lui vuole andare via, insomma, alla fine non è una roba da gennaio. Abbiamo capito, c'era stato quel piccolo sogno nella nostra testa, non sarà una roba da gennaio, forse non sarà nemmeno una roba da estate, anche se il mercato non è finito, le vie del mercato sono infinite, quindi vediamo, cerchiamo di capire un po'. Però parliamo dell'attaccante, perché questo sembra la priorità della Juventus. L'altra sera con il Sassuolo abbiamo osservato Locatelli, ma Carnevali aveva detto che alla fine della partita si sarebbe trovato comunque con Paratici per discutere un po' del futuro dei giocatori interessati che interessano alla Juventus. E noi subito avevamo pensato a Locatelli, che ha fatto una grandissima partita allo Juventus Stadium da capitano del Sassuolo. Ripeto ancora una volta, un giocatore che mi piacerebbe vedere in bianconero da qui a giugno, ecco, diciamo così. E invece non ci eravamo focalizzati su quello che poteva essere eventualmente ed effettivamente il quarto attaccante. Non è Raspadori, non è Ciccio Caputo, non è Domenico Berardi, non è Bogà, ma è un giocatore che in questo momento non è a Sassuolo. È un giocatore di proprietà del Sassuolo, ma in prestito in un'altra squadra, il Genoa, nostro avversario di domani e ovviamente ancora una volta intreccio super interessante di calciomercato, come praticamente accade sempre a gennaio al Genoa. Cosa succede? C'è Scamacca. C'è Scamacca. Allora, facciamo un passo indietro. Eravamo adirati, ma più che adirati, eravamo delusi, diciamo così, dai nomi che circolavano. Pellè, poco appeal, Quagliarella troppo vecchio, Llorente, Iniesta riscaldata, forse giocatore che ormai ha dato tanto, troppo, tutto, e che sarebbe arrivato soltanto per pochissimi istanti, senza un futuro, diciamo così. Fra tutti i nomi c'era Giroud, che poteva essere veramente molto interessante come punta di riserva, ma anche molto complicato arrivare effettivamente a Giroud nel calciomercato invernale con pochi soldi e proponendogli un ruolo di riserva. Ed ecco che invece Scamacca può essere interessante. Perché? Perché risponde all'identikit di attaccante vecchio stampo, quindi un attaccante veramente molto alto, possente a livello fisico, è giovane, è italiano, e in questo momento non lo andresti a pagare. Attenzione, in questo momento, perché il Sassuolo ha fatto sapere che in questo momento Scamacca è al Genoa, non è interessato il Sassuolo a spostare il giocatore nuovamente in prestito, mentre il Genoa avrebbe dato l'apertura a passare Scamacca alla Juventus, farlo andare in prestito alla Juventus, ma non decide il Genoa ovviamente perché è del Sassuolo. Cosa succede? Che il Sassuolo ti dice: sì, Juventus, io te lo do anche, a patto che poi ne parliamo quest'estate con un diritto o un obbligo di riscatto. Il diritto potrebbe essere interessante, perché ovviamente non siamo obbligati ad andarlo a riscattare, l'obbligo un po' di meno. È anche vero che se poi noi adesso prendiamo Scamacca in prestito con obbligo di riscatto dal Sassuolo per 20-25 milioni, questa è la valutazione odierna del giocatore, quest'estate ci sediamo, il Sassuolo è una squadra che vuol far pagare i suoi talenti, e viene da dire giustamente, c'è anche Locatelli che ne vale 40, sono 65 milioni qua,
Ovviamente la Juve non andrebbe a sborsare 65 milioni al Sassuolo, ma visto e considerato l'ottimo rapporto tra le due società e i tanti intrecci di mercato, tra giocatori vecchi e tra giocatori nuovi, negli anni, è successo tante volte, l'ultimo caso è stato Demiral, che è stato preso proprio dal Sassuolo, la Juventus potrebbe dire, beh, ragazzi miei, mettiamoci d'accordo, io vi do dei cartellini dei giocatori e andiamo a saldare in parte l'esborso economico che va fatto su Locatelli e su Scamacca, o solo su Scamacca o solo su Locatelli. Però potrebbe essere un'idea interessante per avviare i contatti già con Locatelli a giugno e con Scamacca adesso. Andresti a prendere una quarta punta che ha l'identikit perfetto di quello che ti serve. È giovane, quindi è un investimento. Lo so, è alto. 20-25 milioni è alto. Ma ovviamente se tu non vai a pagarlo, ma vai a mettere i cartellini dei giocatori per abbassare la pretesa economica, poi alla fine rischi che se proprio non va a Scamacca, vai a rivendere, prendi il cash e alla fine fai plusvalenza. Ovviamente questa è la peggiore delle ipotesi, perché la migliore è che Scamacca esploda, diventi un bel giocatore e che la Juventus possa tenerlo in rosa per X stagioni, che possa fare bene alla Juventus, e alla fine poi 25 milioni non sarebbero tanti, perché in questo momento siamo sempre lì. Quando la Juventus cerca dei giocatori, dei profili giovani, e la richiesta è di 20-25 milioni, diciamo, no, è troppo. Però guardiamo solo McKennie, l'esempio più fresco e lampante. È arrivato da semi sconosciuto, comunque da sconosciuto per chi non seguiva la Bundesliga, io per primo, ho detto è un'operazione interessante perché è un prestito che vai a riscattare a una cifra adeguata, quindi 20, 21, 25 milioni di euro, ora non ricordo, ma giù di lì, per un giocatore che se poi fa bene, 20 milioni sono pochi. La Juventus riscatterà sicuramente McKennie il prima possibile e il valore di McKennie non è già più 25 milioni. Poi non penso che Scamacca possa diventare un titolare, ma in quelle famose rotazioni, in quei famosi momenti in cui ci serve un giocatore a buttare nell'area di rigore, nella mischia, nella corrida della Serie A, io sono contento se questo giocatore è un giovane, è una prospettiva, è un investimento. Sono più contento di prendere paradossalmente Scamacca che Milik, perché Milik è un giocatore che già conosciamo, è un giocatore che ha fatto il suo percorso ed è un classe 94. Invece Scamacca è sicuramente un giovane, un ragazzo più giovane rispetto a Milik, non che un classe 94 sia vecchio, intendiamoci. Però sicuramente ha già fatto un pezzo di percorso. E invece Scamacca può formarsi all'interno della Juve, allenarsi con giocatori di alto livello, di alto calibro come Morata, Ronaldo, Dybala, Chiesa, Kulusevski, sto parlando soltanto di quelli nel reparto offensivo, e sarebbe sicuramente interessante per lui crescere con questi campioni, cercando di rubare un po' di segreti da questi campioni. Molto interessante, e credo che lui sarebbe veramente contento di questa cosa. Torniamo al Genoa, che è il nostro avversario di domani. Dobbiamo vedere un po' a livello di formazione di turnover cosa faremo, perché poi c'è domenica il big match con l'Inter. E a proposito di Genoa, Rovella è un giocatore praticamente della Juventus, ieri ha fatto le visite mediche e ha fatto le visite mediche anche Portanova, perché Rovella rimarrà in prestito al Genoa per i prossimi 6 mesi o per il prossimo anno e mezzo, decideranno poi quest'estate in base al processo di crescita di Rovella. Al Genoa andrà Portanova, valutato tra i 7 e 8 milioni di euro. Rovella appunto una decina di milioni di euro, si sta discutendo anche sull'ultima parte di contropartita, sembra esserci un giocatore della Juventus, delle giovanili della Juventus. Ora sapete bene che io purtroppo con le giovanili non ho un grandissimo rapporto, non seguo, quindi non vado ad addentrarmi, non vado a parlare, a giudicare questi giocatori giovani che la Juventus va a dare al Genoa, va a inserire in certe operazioni, perché veramente non li conosco, lascio fare a loro. Vi riporto soltanto il fatto che la Juventus non pagherà fisicamente soldi, cash, denaro per il cartellino di Rovella, proprio perché vanno a inserire dei giocatori che vanno ad abbassare le pretese economiche. Stesso discorso che facevamo prima con eventualmente Scamacca e Locatelli. Cosa ne penso di queste robe? Intanto fatemi sapere cosa ne pensate voi. Io vi dico che secondo me non sbagli quando fai queste operazioni qua. Non sbagli perché il futuro è nei giovani. Cioè lo sappiamo, non è una roba di oggi. È una roba che sappiamo nel tempo. Quindi tra Rovella, tra Scamacca, tra Locatelli, qualcuno che vai a prendere, io penso che dei margini di miglioramento ci siano, e me lo auguro anche in chiave nazionale italiana, perché siamo un po' indietro, secondo me, nel processo di tornare ad avere una nazionale competitiva ad alti livelli. E lo sappiamo che quando i giocatori della nazionale non giocano titolari nei grandi club, diventa un po' un problema. E quindi benvengano tanti nuovi giovani, non solo italiani, come McKennie, come Reynolds, che dovrebbe arrivare a breve, l'ennesima operazione in chiave lungimirante, in chiave linea verde della Juventus. E secondo me a gennaio devi fare questo. A gennaio devi mettere dei tasselli, dei paletti per il futuro, solo il futuro. Questo devi fare a gennaio. Poi in estate puoi invece ragionare sulle occasioni di mercato con dei giocatori magari non più giovanissimi, che ne so,
Pogba, non Pobega, Pogba, mi sono intartagliato. Pogba, 93, insomma, io faccio 29 anni, lui ne fa 28, non è più giovane, non è un giovane Pogba. È tipico giocatore, è il momento d'oro della sua carriera dove deve far vedere tutto quello che può, perché poi inizia la fase calante, o comunque va verso i 30, che inizia a non essere più giovane. Ve lo dico proprio con il cuore in mano e con la morte nel cuore in mano, la morte nel cuore in mano. Quindi sono quelle le operazioni, secondo me, che puoi fare in estate. Giocatori sulla trentina, non tanti, perché comunque l'obiettivo della Juve è cercare di svecchiare sempre, sempre. Abbiamo fatto tantissimo, infatti vediamo che quest'anno la Juventus corre di più, se vogliamo. Abbiamo un gioco più atletico, più dinamico. E quindi io sono contento. Quando andiamo ad investire sui giovani, io sono contento. Poi, ovviamente, magari non emergeranno, perché il processo di crescita di un giocatore passa da tante cose, anche solo a livello psicologico, se ci pensiamo, però per me sono operazioni interessanti. Voglio sapere le vostre opinioni qui sotto nei commenti.